non positivi della conferenza, però adesso anche lui sta facendo una conferenza. Stessa cosa Tinelli. Tinelli ha parlato negativamente della conferenza di Palermo nei miei confronti, anche se io non avevo fatto assolutamente nulla a Tinelli. Io lo avevo sempre elogiato e sempre elogio il lavoro che lui ha fatto. Io non sparo contro una persona che fa un lavoro secondo me positivo. Lui ritiene che io sia in un certo senso venduto, ma venduto senza che nemmeno mi vuole parlare. Se io sono venduto, tu parla con chi ritieni che sia venduto e fai affiorare il fatto che è venduto, mettilo in difficoltà. Ma lui non vuole Certo. fare neanche questa cosa qui. E se non vuole fare questa cosa qua, allora vuol dire che non si vuole esporre, non vuole sporcarsi le mani. Ma uno che non si vuole sporcare le mani neanche con la sonda, dove Tinelli non si è voluto sporcare le mani con la sonda a fare un lancio, non ha nemmeno legittimità, non ha nemmeno credibilità quando ti viene a criticare, quando tu fai un tentativo. Perché noi abbiamo fatto un tentativo, per una parte ci è andato bene, per una parte abbiamo avuto l'avaria della telecamera lineare. Quindi che uno si metta a sparare per un'avaria, per un primo lancio che viene fatto sperimentale, mi sembra, come dire, alquanto poco fondato nei fatti, no? Ecco. Sì. Allora, Guarda, dimmi, Jimmy. no, guarda, ascolta, così introduciamo insomma anche quest'altro argomento che è discorso di Luigi. Io ci ho parlato proprio 20 giorni fa al telefono, abbiamo fatto una lunga chiacchierata su questo progetto e anche perché, E mi fa piacere. ecco, qui Luigi è una bravissima persona sicuramente. Tuttavia, senza che mi sto a dilungare sull'argomento, andiamo proprio al punto centrale della questione. Io sulla questione in particolare di Tinelli, ma ci sono state anche altre esperienze come appunto quella di Dharma e via di seguito, cioè io quello che ho capito in tutta questa situazione è che purtroppo anche in questo meccanismo esiste un problema, oggi la visibilità è tutto, la visibilità è potere e la visibilità è soldi. Allora, tu mi ricordavi, io non sapevo il numero preciso, Tinelli c'ha 34.000 iscritti. Allora, il fatto che lui, e così introduciamo anche quest'ultimo video, io l'ho visto stamattina, diciamo, sono rimasto abbastanza sconcertato da come Tinelli, anche se c'è una voce femminile, no, di questa Eva che tu mi dicevi, insomma, anche se, ma comunque dietro c'è la regia di Tinelli, perché questo è chiarissimo. Cioè, allora, questo video è veramente allucinante per quanto sia volgare da una parte, di una volgarità molto sottile su aspetti, diciamo, di carattere mentale, ma di fatto, cioè, lui, il problema è solo uno, il problema della sonda. Io ci ho fatto anche un piccolo video, tanto piccolo non era poi, un video sulla questione Tinelli, appunto. Il problema è che Tinelli, che è stato sempre il reuccio incontrastato della questione terranosferica, con appunto tantissime visualizzazioni, ha scritto un libro, c'ha un canale, voglio dire, ci lavora, per carità, nessuno vuole criticare il suo operato, anzi, per carità, No, ha però nel fatto un momento in ottimo cui. lavoro per tanti anni, Jimmy, perché noi guardavamo i video di Tinelli, cioè io non è che mi scordo il Dal momento suo a passato. pane e Tinelli, insomma, ecco, E questo è un certo, dato noi di fatto. andavamo avanti con i video di Tinelli all'inizio perché lui ci faceva la cortesia di tradurli questi video degli americani che Bravo. erano più avanti di noi in Italia, no? Però Ha tradotto dei video importantissimi, Tinelli, dell'ingegnere Brian Mallin. No? sì, Ecco. certo. Sì, però il problema è che poi nel momento in cui a un certo punto, e questo succede un po' anche altri, diciamo, tra virgolette grandi, cioè persone che hanno una certa visibilità, una grossa visibilità, no? Verrebbe da pensare a un personaggio come Mazzucco, no? Che fondamentalmente poi alla fine sta dall'altra parte, perché quando tu, cioè il problema è che non ti devi accostare alla loro poltrona, questo è il problema grosso. Cioè lui, in quest'ultimo video, tra la montagna delle parolacce che mette, che proprio non è neanche da lui, cioè usa un certo tono, un certo linguaggio, ma la cosa più sconvolgente è che lui sposta l'attenzione, cioè lui dice che praticamente, in questo caso Terra Magica, sicuramente ce l'ha con te, ce l'ha con Ezio, non so se ce l'ha con me perché non so se è stato abilitato il video,
cioè lui praticamente, nonostante che è stato il primo a creare zizzania e a dire voi non ci avete nessun valore, voi siete dei terrapiattaroli, no? come ci ha chiamato, quei quattro terrapiattaroli o qualcosa del genere, quando noi siamo stati i primi, o se non siamo i primi, questo poco conta. Comunque abbiamo ci siamo messi insieme con tante difficoltà, abbiamo fatto un lancio, quindi abbiamo fatto una cosa concreta, abbiamo cercato una prova tangibile, no? In una anche esperienza molto importante. Siamo capiti, e io lo dico chiaramente a chiare lettere, perché Dharma ci ha tradito, cioè lei stava lì con noi, ha fatto quello. Ha fatto la splendida quando stavamo lì, nel momento in cui ha verificato comunque in qualche modo che la terra non era in questo caso concava, ok? Allora quello che ha fatto è stato questo, ha usato la questione delle telecamere, che in effetti si sono rotte, ricordiamo, due telecamere. Ma 40 persone hanno visto il problema che c'è stata alle telecamere. Per fortuna c'erano 40 testimoni lì presenti, c'erano. Esatto. Nonostante questo, lei che cosa ha fatto? Ci ha dato dei bugiardi, ci ha dato dei menzogneri, delle persone. Questo l'ha fatto, secondo me, esclusivamente per visibilità. Cosa che allo stesso modo fa Tinelli, perché se lui veramente invece vorrebbe un meccanismo, cioè io invito le persone a guardare questo video, per quando è, uso un termine forte, è schifoso da un punto di vista proprio concettuale, da un punto di vista mentale, da un punto di vista espressivo, cioè io uso le parolacce e anzi alcune volte elogio anche la parolaccia, perché in alcuni momenti, scusa quando ce vo su certe cose, però arrivare a diciamo organizzare un video con una voce femminile, tra l'altro, quindi molto più piacevole per tutti i resti, con una tematica inesistente, perché non c'è nessuna tematica su questo video, e dicendo una serie di sproloqui, di parolacce e di insulti a persone che stanno comunque lavorando e che hanno sempre, perché nessuno tra l'altro di Terra Magica ha mai insultato. Aspetta Jimmy, non ti sento, rimettiti nel posto in cui eri, perché si salta un po' la linea. Allora dicevo che questa aspetta, ti dico il mio punto di vista riguardo a quello che hai detto fino ad ora, ok? Poi allora Jimmy, per quanto mi riguarda personalmente, sì, questa donna Eva, di nome Eva, insomma, che mi è stato detto si chiama Eva, che fa questo discorso, insomma, sul canale di Tinelli, personalmente io mi accorgo immediatamente che è una persona che parla con astio, ecco. Chi vuole vedere che c'è questo astio lo può vedere tranquillamente dalle parole, chi vuol vedere che non c'è nessuna forma di propositività, perché quando una persona si rivolge a me o parla di me indirettamente, cioè magari poi non ne parlano, manco fanno il nome, ma dicono le cose proprio per non, cioè è una cosa fatta in maniera un po', come dire, sì, dire la dicono, un termine lo dicono le terre magiche, esatto, sì, lo dicono, ma quando è un po' come se tirasse la pietra e nascondesse la mano. Allora io dico, se queste persone sono disponibili, Eva compresa, insomma, se vogliono parlare, dialogare e chiarire i problemi che ci sono, allora io sono qua disponibile. Il problema è loro, perché quando una persona spara dal suo canale e poi non è disponibile al dialogo, al confronto, è ovvio che si scredita con le proprie mani, cioè loro con questa che tira pietra e nasconde la mano, si screditano da soli. Chi vuol vedere l'astio lo vede, chi non lo vuol vedere non lo vedrà mai, non c'è problema, ma io rimango sempre disponibile a parlare, perché per me la terra piatta viene prima di qualunque opposizione personale. Io prima parlo della terra piatta e poi delle opposizioni e dei modi di vedere personali, no? Un po' come diceva, sì. Un po' come diceva un amico, diciamo, mi pare fosse Rastavania, che diceva bisogna lasciare da parte le proprie convinzioni personali, sia che siano spiritualiste, sia che siano bibliste
o bibbiarole, come dice Ezio, bibbiarole, bisogna lasciarle da parte queste cose. La forma della Terra è una cosa che non dipende né dalla quantistica e dalla convinzione che se tu pensi a una cosa ti arriva, che Sì, il creatore e la certo. quantistica ti mandano, cose che per me, insomma, sono tutte da provare, né tantomeno che ci esiste il Dio della Bibbia, perché è pure da provare. La forma della Terra è, per fortuna, è una cosa che si può trattare indipendentemente da tutti questi, e indipendentemente anche dal materialismo, indipendentemente anche dal materialismo, Jimmy. Allora, Guarda, guarda. ti volevo lasciare, Sì. siamo a 48 minuti, quindi per evitare di Sì. fare troppo lungo, Jimmy, dimmi l'ultima cosa tua e poi chiudiamo, ti lascio a te la possibilità di chiudere e salutare. Guarda, io diciamo ti ringrazio per questa idea che ci hai avuto, questa opportunità, perché il punto che tu dicevi sulla questione appunto anche in particolare di Tinelli, cioè io dubito fortemente che, perché vedi, il problema è sempre l'intento primario, io mi sono accorto di questo. Ora tu mi dicevi che probabilmente lui sta in buona fede, però attenzione perché quando sopra la buona fede ci va il soldo, ci va il potere, ci va l'egocentrismo, come l'hai chiamato tu, allora il problema diventa grande perché non c'è più la possibilità, cioè io non posso considerare un fratello una persona che comunque dalla mattina alla sera mi insulta, cioè questo è un dato di fatto. Poi tutto è risolvibile, tutto, però fondamentalmente il problema è che questo tentativo di spaccatura lo sta creando proprio il caro Tinelli, l'ha creato Dharma, ha cominciato Dharma che ha fatto un danno enorme da questo punto di vista. Poi io spero che tutto si possa risolvere bene, perché anche qui Bibbia poi. Jimmy, non ti sento. Aspetta. Dicevo. Eravamo giunti, rimettiti i doveri perché. Perché qui no, io non mi sposto, è la linea che va via. Ok, Mi dicevi sento adesso. Bibbiaroli eravamo giunti. Bibbiaroli, cioè anche qui, io non condivido affatto, per esempio, il pensiero di Biglino o come lui sta portando avanti certe tematiche, perché secondo me sono false quelle cose che lui dice, soprattutto perché Ah, Dio significa solo tutto. su quello faremo poi eventualmente un argomento a parte, un video a Per parte, me perché Dio significa tutto, punto. Non, e Yahweh, apriamo quell'argomento, Jimmy, qua altri 50 è minuti ci finita. vogliono. Sì. Allora, Però no, concludendo, Bibbiaroli, voglio. dico io l'ultima battuta per salutare, anche no, Bibbiaroli scherzosamente, perché insomma a me dicevano materialista, io non mi offendo, insomma ci scherziamo un po' sopra, come diceva un po' Sì, Ezio. però l'importante è un po' di rispetto, Allora, l'ultima tutto. cosa, sì, ma io con rispetto dico questa cosa qua, senza. La Certo, cosa io lo so tutto il importante è, rispetto. Jimmy, io dico che sono disponibile a parlare tanto con Tinelli, anche se lui ormai si è arroccato, può dare anche prova di scendere dalla rocca, nessuno gliene faranno tutti un elogio. E Ma sia con non lo farà. Baratini, cioè io non ho problemi nessuno, alcun. Baratini diceva, mi hanno inviato un video dove diceva nessuno vuole parlare di questa cosa del Barat. Ah, per carità, cioè se Baratini mi chiama o mi contatta come ho fatto io a suo tempo per la conferenza di Palermo, io sono disponibile a parlare anche con Luigi Baratini, non ho nessun problema a parlare di questi argomenti. E volevo dirlo, Jimmy, con questo io concludo e saluto tutte le persone che ci ascolteranno, insomma, e saluto anche te, Jimmy, e ti ringrazio per questo dialogo assolutamente costruttivo. Benissimo, anche io ringrazio te, mi sembra che sia il modo per far comprendere anche certe cose per chi le vuole comprendere. Quindi ti saluto Agostino, buona giornata e a presto. Grazie Jimmy, ciao e buona giornata anche a Ciao, ciao. te, ciao.